questa? No, è mia. Prendiamo un'altra. La metto sotto la nuca. Sollevo piano, portiamo le piante dei piedi a contatto. Spingiamo i talloni vicini quanto basta per aprire il petto e le spalle. Giriamo la testa a destra e dinamicamente a sinistra. Inspiro destra, espiro sinistra. Inspiro destra, espiro sinistra. Incrocio adesso, quando arrivo al centro, schiena dritta, orecchio destro, spalla destra, sinistro, spalla sinistra. Orecchio destro, spalla destra, sinistro, spalla sinistra. Destro, sinistro. Destra, inspiro, espiro. Ok. Adesso come quando dico sì, inspiro, espiro. Schiena dritta, ciao Denise. Inspiro. Sabato sera ho visto il tuo amico. Inspiro. Guarda che così vai in braccio a Matteo, eh. Ok, giro le spalle, insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro avanti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Portiamo dietro la vostra gamba sinistra, piegandola in questo modo. State dritti, dopodiché inspiro, mi giro lungo la linea del ginocchio destro, mi spingo con tutto il peso, vai vai, e mi allungo avanti completamente. Dovete spingere, vai vai, dovete spingere con tutto il peso sull'esterno coscia destro. Ciao Antonio. Lentamente mi sollevo, inspiro e andiamo dall'altra parte, facciamo lo stesso lavoro. E mi allungo giù. E mi lascio andare. Lentamente mi sollevo, inspiro. Ok, possiamo metterci con la schiena a terra. Prendo le ginocchia e le porto al petto. Lentamente, in questa posizione vi gondolate lungo la zona lombare, lentamente.
cercate di utilizzare queste trazioni, visualizzate la colonna, cercate di spingerla a terra portando il mento in direzione dello sterno. Fermo al centro, in massima accosciata, sollevo la gamba destra in alto, tesa, portiamo tutte e due le mani dietro al ginocchio, spingiamo il piede, stiamo facendo stretch purissimo, quindi spingiamo il piede in flessione dorsale. Portiamo tutte e due le mani dietro al polpaccio, quindi finiamo bene la trazione. Caviglia destra, tutte e due le mani. Mantenete la flessione dorsale del piede. Avampiede destro. Lentamente piede. Teniamo la massima accosciata, solleviamo la gamba sinistra, tutte e due le mani dietro al ginocchio. Flessione dorsale del piede. Polpaccio, caviglia, avampiede. Lentamente scendo, portiamo le piante dei piedi a terra, spostiamo lungo la linea, un po' più in linea con le spalle, ma direi appena fuori, quindi divarichiamo un tantino di più, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo lentamente con un ginocchio dentro l'altro. Lentamente, inspiro, espiro. Al centro, ma l'avambraccio, il palmo delle mani, per ora lo voglio a terra per mantenere una buona trazione.
torna al centro e andiamo dall'altra parte, stesso lavoro. Scendo, lascio l'allungamento completo. Tenete l'allungamento sull'esterno coscia destro e sulle pareti laterali intorno alla zona lombare. Lasciate andare giù. Torna al centro, inspira, chiude bene le gambe, porta i talloni vicini vicini ai glutei, scendo con le gambe a destra, porto la testa a sinistra. Cercate di tenere una trazione completa. E respiro. Torno al centro e lentamente andiamo dall'altra parte e scendo. Trazione completa. Se riuscite, portate la testa a destra senza forzare. Questa musica è cadenzata, bene? Quindi vi ricordo che potete inspirare ed espirare come volete. Dal punto di vista posturale è fondamentale che voi apriate la cassa toracica, per cui va bene un respiro preponderante nella parte superiore, quindi che sia toracico, e una buona ispirazione con la bocca per iniziare. Può andar bene questo. Torna al centro. Ciao Cristina, non ti avevamo sentito entrare. Spingo la schiena completamente a terra. Con la mano sinistra prendo il polso destro e spingo in alto dalla parte opposta. Non è una trazione enorme, ma sicuramente il sollevamento a livello scapolare aiuta a spingere ancora meglio la zona lombare a terra. La mano destra, prendo il polso sinistro e spingo in alto dalla parte opposta. Centro, incrocio le dita, spingo in alto i palmi delle mani, spingo la schiena a terra, porto le braccia giù. Cerco di appoggiarle a terra, quantomeno di fare in modo che le dita tocchino a terra. Senza sollevare, respiro e rilasso.
sollevo. Allora, guarda bene questo lavoro. Descriviamo una mezzaluna alla vostra destra e solleviamo con una mezzaluna alla vostra sinistra e torno, mezzaluna alla vostra sinistra e torniamo con una mezzaluna sull'alto da destra e torno. E torno. E torno. Apro l'incrocio delle dita, prendo le ginocchia da sotto, le metto nell'incavo dei gomiti e tengo la posizione fortemente al petto. Solleviamo le gambe adesso e proviamo a prendere tutti e due dagli avampiedi. Ci prepariamo ad una chiusura dietro. Varichiamo leggermente, se non arriviamo agli avampiedi, prendiamo dai polpacci o dalle ginocchia. Lentamente spingo dietro e cerco di arrivare almeno alla zona dorsale. Io non pretendo che andiate dietro perché non avete ancora, alcuni di voi non hanno le facoltà necessarie per mantenere il respiro aperto, però se riuscite ad arrivare ad un certo punto e a rilassarvi va bene ugualmente. Lentamente scende, cercate di utilizzare questa ulteriore trazione in discesa per spingere lentamente uno spazio intervertebrale dopo l'altro a terra. Lentamente, una volta che arriviamo alla zona lombare, torniamo su. Scendo lentamente. E torniamo su. E continuo, fatelo lentamente. Almeno 5-6 volte. Dovete sentire tutta la colonna completamente a terra. Lentamente scendo
piano, l'ultima volta. Quando siamo giù, porto le gambe chiuse, i talloni vicini ai glutei e creiamo questo semi-semi-ponte in sollevamento, a creare un'ampia reversione, cioè un sollevamento della zona lombare, per aiutarvi ad inspirare e poi riappoggiate a terra ed espirate. Quindi in sostanza il peso del corpo si sposta dalla zona lombare verso il dorso, inspiro e spingo il petto verso l'alto e poi lentamente scendo piano spostando la colonna a terra fino alla zona lombare. Rifacciamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Appoggio la schiena, solo anteroversione, quindi sollevo la zona lombare, inspiro senza sollevare i glutei e la riappoggio ed espiro. Sollevo, inspiro, appoggio e espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, e stop. Con la schiena completamente a terra, portiamo le mani dietro la nuca, andiamo a spingere il mento in direzione dello sterno, tenendo la nuca sollevata e la schiena completamente a terra. Qualche secondo. Scendo piano. Inspiro, apro i gomiti. E chiudo. Espiro. Mente verso lo sterno. Scendo, inspiro, chiudo, espiro. Scendo, tutte e due le braccia fuori all'altezza delle spalle. Allora, portiamo il tallone destro vicino ai glutei e la gamba sinistra completamente accavallata sulla destra. Scendo con tutto l'accavallamento a destra. La testa al centro, badate bene, per riuscire a trovare la trazione completa. E lasciatevi andare. Questi sono esercizi di base, ma il segreto è 1. Respirare, 2. Lasciarsi andare. Torno al centro, stesso accavallamento, scendiamo a sinistra. Thank you.
torno al centro, cambio l'incrocio, scendo a destra, trazione completa. Andiamo a sinistra. Torno al centro, abbiamo fatto tutte le trazioni possibili per togliere le tensioni dei fianchi, tolgo l'accavallamento, inspiro, porto le mani sotto le ginocchia e mi sollevo mantenendo questa posizione, con le spalle aperte e la chiusura solo appena sopra l'ombelico, provate a stendere le gambe. La posizione sarebbe questa, ok? Prendetevi da sotto le ginocchia. Va benissimo anche che voi cominciate a fare questo, ok? Perché la prima cosa che dovete imparare a tenere è non l'equilibrio sul coccige, perché la maggior parte di voi è un po' lasso, quindi si tiene, ma l'addome diritto, le spalle aperte e l'apertura in questo modo. Concentratevi e tenete. Dei piedi le teniamo a contatto, teniamo il sollevamento, tengo la posizione. Scendo piano, appoggio, tengo gli avampiedi e apro. Incrocio e con la mano destra andiamo a prendere l'esterno del quadricipite, scusate, la parte esterna sì, del quadricipite, la mano sinistra dietro, e andiamo a girare la linea delle spalle alla vostra sinistra. E respiro. Torno al centro, le mani sulle ginocchia, inspiro,
Inspiro. Inspiro. Espiro. Inspiro e andiamo con tutte e due le mani dall'altra parte, quindi una sul quadricipite e l'altra dietro la schiena, preferibilmente al centro. Girate le spalle lungo la stessa linea. Respiro. Lentamente torno, portiamo i gomiti a terra e mi lascio andare giù. Guardo avanti, inspiro, sollevo, lentamente portiamo i gomiti a terra e apro il petto verso l'alto, non lascio andare il collo, siamo solo qualche secondo. Stendo le gambe e mi lascio andare giù completamente. Lasciate andare i piedi, la testa, il collo, le spalle. Lasciatevi andare completamente. Per un minuto lasciatevi andare, respirate. Piego le gambe, appoggio, con le braccia porto dietro, inspirando profondamente finché le braccia non toccano terra. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. L'ultima. Inspiro. E torno. Giro le spalle dietro. Uno. Due, tre, giro le spalle avanti, una, due e tre. Girate sul fianco, vi sollevate, grazie e buona serata. Grazie a voi.